Ci chiamano! Fate poi fermarsi! Pensate ai vostri futuri! Pensate ai vostri bambini! Carmelo! Ehi! Torna indietro! La bufera ed essi varcarono il confine. Erano stremati, ma il loro passo era vivace. Davanti a loro più non c'era l'aspra, paurosa montagna, ma un facile e aperto declivio, dove la loro speranza e le loro illusioni scivolavano dolcemente. La Francia. E mentre la guardavano, il loro pensiero andava con accorata tenerezza al bianco paese di Sicilia, ai luoghi, alle cose, alle persone care che avevano abbandonato per sempre. Ma soprattutto andava ai compagni che avevano perduto lungo il cammino. A Lorenza, smarrita e sola nella grande città. Ad Antonio, al quale tutti ormai avevano perdonato. A Mommino, che più non avrebbe cantato le sue canzoni. A Nanni, misero e lieto, che li aveva lasciati gridando «Salutatemi la Francia!» Al ragionier Carmelo, ora sepolto nella neve, che gli aveva risposto con voce rotta «Ci rivedremo, ci rivedremo!» Essi non rivedranno più il buon Carmelo. Lungo i confini troverete sempre i soldati. Soldati dell'una e dell'altra parte, con diverse uniformi e differente linguaggio. Ma quassù, dove la solitudine è grande, gli uomini sono meno soli e certamente più vicini che per le vie e nei caffè delle nostre città, dove la gente si urta e si mescola senza guardarsi in faccia. Lo scambio di una sigaretta, l'offerta di un sorso di vino, hanno quassù un senso vero di calore umano, esprimono un bisogno di fraternità che sovente gli uomini dimenticano, ma che sempre fermenta nei loro cuori. Perché i confini sono tracciati sulle carte, ma sulla terra, come Dio la fece, per quanto si percorrano i mari, per quanto si cerchi e si frughi lungo il corso dei fiumi e sul crinale delle montagne, non ci sono confini su questa terra. Ehi! Il viaggio mondo va! Di dove venite? Dalla Sicilia. Dalla Sicilia?